parola greca particolare, chedonia, che spesso e volentieri, forse fra di noi, non si conosceva neanche il significato. Oggi magari da questo punto di vista si sente di più parlare il greco, comunque abbiamo più informazioni. Questa cosa ebbe un suo messaggio importante. Legato a questa cosa ci fu anche, come dire, una sorta di invenzione di campagna pubblicitaria, intendendo con questo che il manifesto, il logo, l'aspetto grafico di quello che si organizzava, che si faceva, era immediato. Dice, cazzo, visto sull'inchiedonia, tanto che raccontavo prima, è stato fatto una battuta anche adesso, si era così precisi, così quando si organizzava qualcosa c'era sempre, o era jazz o era qualunque altra cosa, la gente veniva perché era diventato talmente un punto di ritrovo, talmente credibili. Abbiamo detto già prima, addirittura quando facemmo lo scherzo dai fari, un peppino di capri, la gente venne tre volte ancora, no? Per dire, vuole essere una battuta, però dà il senso di quello che in quel momento effettivamente era questa struttura, perché sostanzialmente tutto quello che si faceva lo si faceva con passione, nel credendoci, e quindi il risultato nel nostro piccolo era qualcosa di estremamente credibile e di estremamente, diciamo, fatto bene. Ecco, questo è stato. Poi, vabbè, come si è detto, l'evoluzione del circolo, ma questo è nelle cose, non sarebbe stato assurdo pensare oggi di avere una situazione che potesse essere simile, non dico uguale, simile. Le cose cambiano, anche noi siamo cambiati. Stasera ci siamo guardati, ci stiamo guardando, siamo cambiati poco, però insomma. Guardiamo anche le foto. Va bene, dai.